Regola 1. Il terreno di gioco. La superficie di gioco deve essere sicura per lo svolgimento del gioco. I tipi di superficie consentiti sono erba, sabbia, terra battuta, neve o erba artificiale, conformemente alla normativa 22 di World Rugby. La lunghezza del campo di gioco deve essere massimo 100 metri e minimo 94. La lunghezza dell'area di meta deve essere massimo di 22 metri e minimo di 6. La larghezza del terreno di gioco deve essere massimo 70 metri e minimo 68. L'area di gioco è di forma rettangolare. Eventuali variazioni di queste dimensioni devono essere approvate dalla federazione di competenza per le competizioni domestiche o da World Rugby per le partite internazionali. Se la lunghezza del campo di gioco è inferiore a 100 metri, la distanza tra le linee dei 10 metri e le linee dei 22 metri è ridotta di conseguenza. Quando la larghezza dell'area di gioco è inferiore a 70 metri, la distanza tra le linee dei 15 metri è ridotta di conseguenza. L'area perimetrale non dovrebbe avere un'ampiezza inferiore a 5 metri. Sono presenti delle linee continue configurate come rappresentato nell'illustrazione del terreno. Le linee continue sono le linee di pallone morto e le linee di touche di meta, le linee di meta, le linee dei 22 metri, la linea di metà campo, le linee di touche. Sono presenti delle linee tratteggiate configurate come rappresentato nell'illustrazione del terreno. Ciascun tratto di linea è lungo 5 metri. Le linee tratteggiate si trovano a 5 e a 15 metri da ciascuna linea di touche e parallele a quest'ultima, a 10 metri da ciascun lato della linea di metà campo e parallele a suddetta linea, a 5 metri da ciascuna linea di meta e parallele a quest'ultima. Inoltre, c'è una linea lunga mezzo metro che attraversa il centro della linea di metà campo. I pali devono avere un'altezza minima di 3,40 m e la parte superiore della traversa deve essere a 3 metri di altezza dal terreno. La larghezza tra un palo e l'altro deve essere di 5 metri e 60 cm. Quando ai pali della porta è applicata un'imbottitura, la distanza tra la linea di meta e il bordo esterno dell'imbottitura non deve superare 30 cm. Ci sono 14 paletti con le bandierine, ciascuno con un'altezza minima di 120 cm. Un paletto delle bandierine è posizionato in corrispondenza di ciascuna intersezione tra le linee di touche di meta e le linee di meta, ed è presente un paletto anche in ogni intersezione tra le linee di touche di meta con le linee di pallone morto, 8 paletti delle bandierine in totale. Un paletto delle bandierine è posizionato in allineamento con la linea dei 22 metri e la linea di metà campo su ciascun lato del campo, 2 metri fuori dalle linee di touche e dentro il recinto di gioco, 6 paletti delle bandierine in totale. Le squadre devono informare l'arbitro di eventuali obiezioni prima dell'inizio della partita. L'arbitro tenterà di risolvere i problemi e non farà iniziare una gara se qualsiasi parte del terreno è considerata non sicura. Se ti è piaciuto il video o l'hai trovato utile, lascia un like, commenta e iscriviti al canale. Grazie per l'ascolto.